Buongiorno a tutti! In questo nuovo video tutorial mostrerò come realizzare questo simpaticissimo poncho coprispalle che io ho deciso di chiamare Note d'autunno. Per quanto riguarda il filato, ho utilizzato quello della Big Bull, che è un 60% lana, 5% alpaca e 35% acrilico. Ogni gomitolo è da 250 grammi e misura 750 metri. Per poter realizzare questo poncho, io ho utilizzato il colore marrone e ho utilizzato due gomitoloni. Del secondo me ne è avanzato veramente tanto, infatti penso che lo utilizzerò per fare qualche altra creazione, magari anche una pashmina da poter abbinare a questo poncho o un bel cappello, devo ancora decidere. Per quanto riguarda l'uncinetto, ho utilizzato quello del 5. In descrizione, come sempre, vi lascio il link al sito Uncinetto con i filati, da cui potete acquistare il mio stesso filato anche in altri colori, e ce ne sono veramente tantissimi, a parte i vecchi a cui che sono stati riassortiti, come il grigio chiaro, come il mi sembra il rosa, ci sono anche dei colori nuovi come il rosa antico, il panna, il bianco, il nero. Quindi potete fare questo poncho nel colore che più vi aggrada. Per una taglia M o L vi consiglio comunque due gomitoloni perché ce la fate tranquillamente, anche perché secondo me dovete mettere delle catenelle in più soltanto se volete che il poncio vi scenda di più, quindi invece di arrivare come arriva a me a metà braccio, quindi ai gomiti, se lo volete che vi arrivi più in basso, allora in quel caso vi dico che dovete andare a mettere più catenelle, ma comunque con due gomitoli ce la potete fare tranquillamente. In altezza invece potete fare come me, perché comunque io sono alta, quindi come altezza va benissimo per tutti i tipi di taglie, mentre per larghezza dipende da voi quanto volete avere lunghe le maniche di questo poncio. Per poterlo realizzare, la lavorazione è semplicissima: si alternano queste strisce forate con dei motivi a fiori con strisce di lavorazione più chiuse. Quindi sono in totale, se mi ricordo bene, sono 15 giri che vanno sempre ripetuti. Per quanto riguarda invece la creazione, si vanno a fare due rettangoli, uno per la parte avanti e uno della parte dietro, montando lo stesso numero di catenelle e facendo lo stesso numero di motivi in altezza. Una volta fatto ciò, si può andare a cucire sulle spalle. Io vi dico quanto ho cucito, ma in realtà potete cucire anche di più se volete lo scollo più chiuso, non così largo come il mio, e anche sotto. Anche in quel caso io ho cucito fino ad avere la larghezza giusta per i miei fianchi, farla passare senza che però mi stringa, quindi in quel caso anche voi sotto, magari se siete una taglia M o L, andate a cucire di meno rispetto ai centimetri che ho cucito io. Io sotto ho cucito 24 centimetri, per una taglia M andate a cucire 20 centimetri per lato, per una taglia L andate a cucire sui 15 centimetri per lato, in modo tale che sotto vi sia un po' stretto, ma non tantissimo da poter poi, magari se appena alzate le mani, vi alzi anche quello che indossate sotto. Detto ciò, spero che anche questa creazione vi piaccia, che desiate realizzarla, e se è così poi mi raccomando mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncentando con Elsa o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncentare e Sferruzzare, oppure mi trovate su Instagram come Elsa Faccio o come Uncentando con i Filati. E noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare il nostro poncho, io ho deciso di utilizzare il filato Big Bull, che è questo gomitolone da 250 grammi, e il colore che ho scelto io è il colore marrone. Lavoreremo con l'uncinetto il numero 5 e io vi mostrerò come realizzare il motivo lavorando su un piccolo campioncino. Vi dico già che in questo campioncino io ho montato 49 catenelle, mentre nella lavorazione vera e propria monterò 169 catenelle. La lavorazione si ottiene lavorando su un multiplo di 12, a cui poi vanno aggiunte 13 catenelle per poter avere l'inizio uguale alla fine. Il poncho verrà realizzato lavorando due pezzi che poi cuciremo insieme sia sopra le spalle che sotto, in modo da creare quei ponci però larghi che hanno anche le maniche. Detto ciò, quindi vi mostro come fare i nostri giri e andiamo a fare il primo giro, che consiste nel realizzare. Tenete fermo qui dove avete la prima catenella, andate a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, 5 catenelle di separazione, quindi una, due, tre, quattro e cinque. Prendo il filo, torno dove avevo la prima catenella e da qui vado a contare 5 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, entro nella sesta e vado a fare una maglia alta. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, prendo il filo, salto 5 catenelle, entro nella sesta e vado a fare una maglia alta.
Ancora 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, salto 5 catenelle, entro nella sesta e realizzo una maglia alta. Ancora 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, salto 5 catenelle, entro nella sesta e realizzo una maglia alta. Ancora, scusate, mi tiro un po' di filo. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, salto 5 catenelle, entro nella sesta e realizzo una maglia alta. Devo fare questo per tutto il giro, quindi andiamo a fare sempre 5 catenelle, saltiamo 5 catenelle, entriamo nella sesta e realizziamo una maglia alta. 3, 4 e 5 e continuo. 5 catenelle, entro nella sesta e vado a fare una maglia alta. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Entro nell'ultima catenella e vado a fare una maglia alta. Ho terminato così il mio primo giro. Per sapere se avete fatto bene le vostre il numero di maglie, andate a contare due maglie a volta, quindi vedete 1 e 2, 1 e 2, 1 e 2, 1 e 2, vi dovete rimanere poi con una singola. Se vi trovate così, quindi a coppie di 2 più una singola, avete fatto bene, quindi possiamo andare a fare il nostro secondo giro, che consiste nel realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, quindi 1, 2, 3. 2 catenelle di separazione, 1 e 2, prendo il filo, vado nella maglia alta successiva e vado a realizzare 7 maglie alte, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5. Salto una maglia alta, entro nella successiva e di nuovo vado a fare 7 maglie alte. E questo è quello che ripeteremo per tutto il giro. Quindi vado a fare 7 maglie alte, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5 e di nuovo saltiamo una maglia alta, andiamo nella successiva e andiamo a fare 7 maglie alte. 1, 2, 3, 4. 5, 6 e 7. Di nuovo 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Salto una maglia alta, vado nella penultima del mio giro e vado a fare 7 maglie alte. 1, 2, 3, 4. 5, 6 e 7. Quindi ripeto, questo è quello che facciamo durante tutto il giro. Andiamo a terminare il giro facendo 2 catenelle, prendo il filo, vado, salto 5 catenelle, entro nella terza che chiudeva la mia prima maglia alta e vado a fare una maglia alta. Ho terminato così anche il secondo giro. Possiamo girare e andare a fare il terzo giro e realizziamo 3 catenelle che sono sta prima maglia alta. Catenella di separazione, prendo il filo, vado dove ho la prima delle mie maglie alte e vado a fare una maglia alta. Una maglia alta sopra la seconda maglia alta. Una maglia alta sopra la terza maglia alta. Catenella di separazione, salto la quarta maglia, entro nella quinta e vado a fare una maglia alta. Una maglia alta sopra la sesta maglia alta. Una maglia alta sopra l'ultima maglia alta.
5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5 e si ricomincia da capo. Quindi una maglia alta sopra la prima maglia alta, una maglia alta sopra la seconda maglia alta, una maglia alta sopra la terza maglia alta, catenella di separazione, salto la quarta maglia, entro nella quinta e vado a fare una maglia alta, una maglia alta sopra la sesta, una maglia alta sopra la settima maglia alta, 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5 e di nuovo salto, vado direttamente dove ho le maglie alte e vado a fare una maglia alta sopra la prima maglia alta, una maglia alta sopra la seconda maglia alta, una maglia alta sopra la terza maglia alta, catenella di separazione, si salta la quarta maglia e di nuovo una maglia alta sopra la quinta, una maglia alta sopra la sesta, una maglia alta sopra la settima, 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, saltiamo, andiamo direttamente dove abbiamo le maglie alte e realizziamo il nostro motivo per l'ultima volta nel terzo giro. Quindi una maglia alta sopra la prima, una maglia alta sopra la seconda, una maglia alta sopra la terza, catenella di separazione, salto la quarta maglia, entro nella quinta, realizzo una maglia alta, una maglia alta sopra la sesta, una maglia alta sopra la settima. Per terminare il nostro terzo giro realizzo una catenella, prendo il filo, entro nella terza catenella che qui aveva la mia prima maglia alta e vado a fare una maglia alta. Ho terminato così anche il terzo giro. Andiamo a fare il quarto giro e realizziamo 3 catenelle che sono ossa prima maglia alta, quindi una, 2, 3. Prendo il filo e vado a fare una maglia alta non chiusa sopra ognuna delle tre maglie alte, quindi una maglia alta non chiusa sopra la prima maglia alta, una seconda maglia alta non chiusa sopra la seconda maglia alta, una terza maglia alta non chiusa sopra la terza maglia alta, chiudo le tre maglie alte insieme, 3 catenelle, 1, 2, 3. Prendo il filo, vado nell'archetto di una catenella e realizzo una maglia alta. 3 catenelle, 1, 2, 3. Prendo il filo e di nuovo vado a fare una maglia alta non chiusa sulle successive 3 maglie alte. Quindi entro nella prima e realizzo una maglia alta non chiusa. Entro nella seconda e realizzo un'altra maglia alta non chiusa. Entro nella terza e realizzo la mia terza e ultima maglia alta non chiusa. Chiudo le maglie. E di nuovo vado a realizzare 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5 e ricomincio da capo, quindi 3 maglie alte non chiuse, una sopra ognuna delle maglie alte, quindi prima maglia alta non chiusa, successiva seconda maglia alta non chiusa, successiva terza maglia alta non chiusa, chiudo le 3 maglie alte, 3 catenelle, 1, 2, 3. Vado nell'archetto di una catenella e realizzo una maglia alta. 3 catenelle, 1, 2, 3 e di nuovo una maglia alta non chiusa sopra ognuna delle maglie alte. Quindi prima maglia alta non chiusa, seconda maglia alta non chiusa, terza maglia alta non chiusa. Chiudo le 3 maglie alte insieme. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5 e di nuovo. Una maglia alta non chiusa sopra ognuna delle successive 3 maglie alte. Scusate, mi si sta attorcigliando il filo. Eccomi. Quindi una maglia alta non chiusa sopra la prima maglia alta. Una maglia alta non chiusa sopra la seconda. Una maglia alta non chiusa sopra la terza. Chiudo le 3 maglie alte insieme. 3 catenelle. 1, 2, 3. Vado dove ho l'archetto di una catenella e realizzo una maglia alta. 3 catenelle, 1, 2, 3, vado dove ho le altre maglie alte e realizzo una maglia alta non chiusa, quindi prima maglia alta non chiusa, successiva, seconda maglia alta non chiusa, successiva, terza maglia alta non chiusa, chiudo le 3 maglie alte insieme, 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5 e vado a terminare il giro facendo sempre 3 maglie alte non chiuse, quindi una, 2 e 3,
Chiudo le 3 maglie alte insieme, 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4. Scusate, 3 catenelle, non 4, quindi 1, 2, 3. Vado dove ho l'archetto di una catenella e vado a fare una maglia alta, 3 catenelle, 1, 2, 3. Prendo il filo e vado a fare 3 maglie alte non chiuse, 1, successiva 2, successiva 3. Chiudo le 3 maglie alte insieme, prendo il filo, salto una catenella, entro nella terza che equivaleva alla mia prima maglia alta e vado a fare una maglia alta. Ho terminato così anche il mio quarto giro. Andiamo a fare il quinto giro e realizziamo 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, 5 catenelle di separazione, 1, 2, 3, 4 e 5. Prendo il filo, vado direttamente dove ho la maglia alta singola, quindi qui, quindi salto le 3, vado qui e vado a fare una maglia alta. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Salto, vado direttamente dove ho le 5 catenelle, entro nella terza e realizzo una maglia alta. E si ricomincia. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Prendo il filo, vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Vado dove ho le 5 catenelle, entro nella terza e vado a fare una maglia alta. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. E di nuovo vado dove ho la maglia alta, realizzo una maglia alta. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Vado dove ho le 5 catenelle, entro nella terza e realizzo una maglia alta. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Prendo il filo, vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Vado dove ho la terza catenella che equivaleva alla mia maglia alta, quindi sto terminando il quinto giro e vado a fare una maglia alta. Terminato così anche il quinto giro, adesso andiamo a fare il nostro sesto giro e realizziamo 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, catenella di separazione, prendo il filo, entro nella terza catenella del gruppo di 5 e realizzo 2 maglie alte, 1, 2, catenella di separazione, vado dove ho la maglia alta e realizzo 2 maglie alte, 1 e 2, e si ricomincia da capo. Catenella di separazione, vado dove ho la terza catenella del gruppo di 5, realizzo 2 maglie alte, 1, 2, catenella di separazione, vado dove ho la maglia alta, realizzo 2 maglie alte, 1, 2, catenella di separazione, vado dove ho le 3 catenelle, le 5 catenelle, entro nella terza e realizzo 2 maglie alte, 1 e 2. Catenella di separazione, ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio sesto giro, quindi rifacciamo ancora una volta insieme. Vado dove ho la maglia alta e realizzo 2 maglie alte, 1 e 2. Catenella di separazione, vado dove ho la terza catenella e realizzo 2 maglie alte, 1 e 2, catenella di separazione, e continuo così per tutto il sesto giro. Vi farò vedere come terminarlo e come iniziare col settimo. Sto terminando il sesto giro, ho fatto le 2 maglie alte all'interno della terza catenella, la catenella di separazione, vado dove ho direttamente la terza catenella che qui volevo la mia prima maglia alta e vado a fare una maglia alta. Ho terminato così anche il mio sesto giro, mi giro con la lavorazione e adesso dobbiamo ripetere il sesto giro per un totale di 10 volte, quindi per 10 giri, e vi faccio rivedere come andarlo a fare. Andiamo a fare 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta, una catenella di separazione, andiamo tra le 2 maglie alte e andiamo a fare 2 maglie alte, 1 e 2.
catenella di separazione, vado nelle successive 2 maglie alte, vado tra le 2 maglie alte e realizzo 2 maglie alte, una e 2. Catenella di separazione, vado tra le 2 maglie alte successive, di nuovo da fare 2 maglie alte, una e 2. Catenella di separazione, vado tra le 2 maglie alte successive, di nuovo da fare 2 maglie alte, una e 2. Catenella di separazione, ricomincio da capo. Devo fare, quindi terminerò poi facendo sempre 2 maglie alte tra le 2 maglie alte, una catenella e una maglia alta sopra la terza maglia alta, quindi lo stesso giro lo andiamo, quindi sesto giro lo andiamo a ripetere per un totale di 10 volte, quindi una, questa è già la seconda, devo andare a farlo per 10 volte. Fatto ciò, vi farò vedere come ricominciare da capo, perché avremo finito il nostro motivo, quindi si ritornerà a fare il primo giro e vi mostrerò come. Quindi ricordate, il sesto giro va ripetuto per un totale di 10 volte. Allora, ho terminato i miei 10 giri, vedete, sono 10, e quindi adesso si ricomincia da quello, dal primo giro che abbiamo fatto qui, e vi faccio vedere come fare. Vi ricordo che questo è un campione, io nel mio nella mia poncia monterò per entrambi i rettangoli, perché dobbiamo fare due rettangoli, uno dietro uno avanti, 169 catenelle, che secondo me vanno benissimo, comunque questo lo dirò anche proprio all'inizio del video quando presenterò la creazione, vanno benissimo per un qualsiasi tipo di taglia. Se la volete larga come la mia, se poi naturalmente volete che le maniche scendano ancora di più, allora in quel caso dovete andare ad aumentare le catenelle. Quindi riandiamo a fare il primo giro e andiamo a realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, 5 catenelle di separazione, 1, 2, 3, 4 e 5, prendo il filo, vado dove ho il secondo gruppo di 2 maglie alte, vado tra le 2 maglie alte e realizzo una maglia alta. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, prendo il filo e di nuovo salto un gruppo, entro nel secondo tra le 2 maglie alte e realizzo una maglia alta. Ancora 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, salto un gruppo di 2 maglie alte, entro nel successivo e realizzo una maglia alta. E continuo così per tutto il giro, quindi 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, si salta un gruppo di 2 maglie alte, si entra in successivo e si fa una maglia alta. E continuate così per tutto il giro e poi ripetete questi 5 che abbiamo fatto all'inizio e poi di nuovo 10 giri ripetendo sempre il sesto. Io vi dirò naturalmente poi quante volte ho ripetuto il motivo prima di arrivare all'altezza desiderata. E poi quindi andremo a fare, vi farò vedere anche quanto andò a cucire sia per le spalle che per la parte di sotto. Allora, ho terminato il mio primo rettangolo, ho ripetuto il motivo per 3 volte, quindi i miei, diciamo, fiori e la parte più chiusa per 3 volte, e quindi l'altezza è di circa 50 centimetri. Adesso andrò a fare un secondo pannello della stessa lunghezza e montando naturalmente lo stesso numero di catenelle. Terminato anche il secondo pannello, e adesso non ci rimane altro che cucirli tra di loro. Io cucirò, scusatemi, dall'esterno verso l'interno, sia qui in alto che anche un po' qui in basso, quindi sempre dall'esterno verso l'interno. Naturalmente al basso cucirò meno rispetto alla parte alta, perché la parte alta abbiamo dobbiamo fare lo scollo, mentre nella parte bassa comunque c'entra la nostra vita, quindi andremo a cucire di meno qui nella parte bassa. Adesso andrò a cucire, vi dirò alla fine quanto centimetri sono andata a cucire sia per la parte in alto che per le due parti in basso. Ho cucito i due pezzi, ho cucito per 34 centimetri le spalle sia da questo lato che da quest'altro lato, mentre per la parte di sotto ho cucito per 24 centimetri, diciamo per circa 4 fiori sia da questo lato naturalmente che da quest'altro lato. Non farò alcun tipo di bordino né intorno agli scalfi né intorno allo scollo, e quindi si può dire che il nostro poncio è terminato.